Buonasera ragazzi, buonasera, scusate se non ho fatto video dei pronostici, lo so, sono un po' in crisi, non fa niente. Insomma, mi sono perso, però prima di tutto iscriviti al canale, adesso andiamo subito a parlare delle formazioni di domani, che dovrebbe essere appunto le formazioni del Milan, che dovrebbe vedere con il Sassuolo che ci sarà allo stadio, ripeto per chi non lo sapesse. E quindi i ragazzi che mi vuole incontrare, io sono lì. Salutiamo Antonio innanzitutto, perché se no salutiamo Antonio dopo si incavola. Infatti magari vado a trovarlo domani, spero di riuscire ad andare a trovarlo prima della partita, come appunto mi ha proposto, però non, diciamo, questi qua sono dettagli. Adesso andiamo un attimino a vedere la formazione. Sto cercando qua la formazione perché voglio un attimino analizzare con voi. Poi domani due video. Domani facciamo due video. Uno prima della partita, e uno dopo la partita. Giustamente. Aspettate un attimo. Voglio vedere le formazioni che saranno, che sono molto interessanti. Scusatemi, innanzitutto adesso di Doretta, perché comunque le voglio valutare un attimino le probabili formazioni, molto onesto. E soprattutto, ma intanto adesso sta giocando Napoli, comunque visto prima che era con Parma 1-0, non mi piace, 1-0 Parma ragazzi, non so cosa dire su Gattuso, non lo so cosa dire, cosa pensare, però adesso ne parliamo. Allora, Donnarumma, io ragazzi vi dico, domani voglio vedere ragazzi carichi, concentrati, vi voglio vedere tutti concentrati, ok? Donnarumma, spero che faccia bene, Donnarumma in difesa Conti, sotto di difesa Hernandez, Motoscafo d'altra parte, Romagnoli e Musacchio, ragazzi, vi voglio stracarichi. Alessio, da te voglio che ti metti lì in campo. Voglio che dai quella stronza di Cazzima, non deve passare nulla. Di là non deve passare un pallone. Devi fermare quel Berardi o quello che c'hai lì. E fai il tuo, per favore. Grazie. Ok. Musacchio, spero veramente che giochi bene. Non voglio vedere cazzate. Voglio che sei concentrato. Non ho niente da dirti. Spero che continui così. Anche se con il Bologna è andata un po' male alla difesa, però fa niente. Fa niente, voglio domani una partita perfetta e voglio si stronzi di 3 punti, ragazzi. A tutti quanti, da Gigio pretendo che sei lì, come dice Carlo, guardiano della luna, ti metti lì proprio così. Gigio, ascoltami bene, ti metti lì e fai vedere a tutti i tifosi che 2 anni fa non è stata colpa tua per la colpa del contratto, ma gli fai vedere a tutti, gli devi far vedere. Anche quelli che ti sottovalutano, che dicono che sei un paperomo così, di far vedere che non è vero. Nulla. Devi dimostrare di essere più. Conti, mi raccomando. Continua a essere così. Continua a scappare e non farti mai prendere quando vai in contropiede. Quando sei invece, quando de devi difendere, mi raccomando, concentrato sulla palla. Dove va la palla ci sei te. E devi essere un muro. Teo, non ho niente da dirti. Sai bene che devi scappare. Sai bene che devi andare fino al fondo. Voglio che fai un gol domani, ok? Voglio il tuo gol domani. Voglio il tuo gol. Ragazzi, io Teo, anche se domani farà schifo, io lo difendo. Il miglior terzino della Serie A. Voglio impegno. Andiamo avanti. Bennacer. Allora, Ismail, sei campione di Coppa d'Africa. Cosa ti devo dire? Sai che devi entrare in campo. Devi essere così, guardami. Così. Quando arriva da destra, da sinistra, te vai dove c'è la palla. Sei un regista, fai il ruolo di regista, bene? Lì dietro, mi raccomando. Che sì, non può, ragazzi, di che sì. Allora, poi c'è che sì. Che sì, non gli posso dire nulla, perché che sì, veramente. C'ha i piedi quadri. C'ha i piedi al contrario. Non è colpa sua. Lui è così nato, con i piedi al contrario. Quindi, chi l'ha scelto di giocare a calcio, io non lo so. A me non mi sembra neanche che faccia il calciatore. Certe volte mi sembra. Spero che te ne vai a gennaio, perché io non ce la faccio più a vederti in campo. Non ce la faccio più, non ce la faccio più, basta. E quando non ce la fa più, basta. Jack Buonaventura, mamma mia. Quanto Madonna a me mi sei mancato, Jack. Sono contento che Jack è tornato e io dico che te sei il punto di riferimento per la squadra. Te sei il punto di riferimento. Punto di riferimento.
Domani vai, entri in campo, dai il massimo, butta i palloni in mezzo, spero che gli attaccanti obbediscano e facciano il loro dovere come dovrebbe fare appunto. Spero che domani gli attaccanti facciano il loro dovere, mi raccomando, speriamo bene. E sai quello che devi fare, anzi mi auguro che rinnovi. Buonaventura è molto importante per me che rinnovi. È un giocatore che ci serve in questo momento. Ah, poi abbiamo davanti. Andiamo avanti. Cialanoglu. Cialanoglu. Si può giocare con Cialanoglu in attacco? Ragazzi, io non ce la faccio più. Cialanoglu. Allora, voglio. Comunque, Akan. Voglio domani da te. Non voglio vedere tiri, no? Lascia stare poi i cross che rimane su tre quarti su uso. Non cagarlo neanche di striscio, quel cretino così disse. Te vai invece come fate io, segui la stessa cosa che fate io, vai fino in fondo, mi raccomando, buttala in mezzo, la butti in mezzo, ok? E fai il tuo dovere. Fai il tuo dovere, mi raccomando. E mi auguro veramente che giochi una buona partita tutti quanti, spero. E giocate come con il Bologna. Anche se andiamo, non ne frega niente se andiamo in svantaggio, che comunque dopo noi dobbiamo essere bravi anche a rientrare a fargli il culo, ok? Perché siamo a San Siro, vi erano 60.000 persone a vedervi e mi raccomando, voglio le palle, voglio vedere che tirate fuori sti coglioni. Cazzo, andiamo avanti. Piontek invece, Piontek, te voglio il tuo cazzo di gol, voglio che fino adesso hai fatto cagare, ma da adesso in poi voglio che te ne vai fino in fondo. La porta te la devi tirare giù, la devi spaccare proprio, devi spaccare, devi gonfiare quella rete lì, non la voglio proprio più vedere. Devi smontarla dall'elastico, lo devi spaccare l'elastico, ok? Quindi poi Stuso, non buttare, lascia stare i cross in mezzo all'area, così come li fai te, sui tre quarti, come dicono tutti. Tutti ti stiamo dicendo qua su YouTube, che non serve a un cazzo, quindi non farli più, non ha senso. Piuttosto, se sei lì che ti mette tre quarti, invece di fare la stessa minchiata di crossarla, la passi a qualcun altro di fianco a te. Però fammi questa cortesia di non fare questi cross. Per favore, io mi auguro che vedete questo video qua, qualche giocatore. Mi raccomando. E adesso vi dico una cosa, ragazzi. Domani, vi dico una cosa. Domani, la nostra maglia fa 120 anni. Abbiate rispetto di noi che veniamo noi sti stronzi di tifosi che andiamo a vederli. Poi quello che arriva o non arriva Ibra, a me non me ne frega niente. Io qua non ne parlo più, ok? Finché non vedo l'ufficialità. Però voglio da voi, guardatemi in faccia, ragazzi. Io voglio da questi 11 che scenderanno in campo domani. Voglio vedere l'impegno. Ve lo chiedo con cortesia, ve lo sto pregando. Voglio vedere la prestazione, fatemi una gioia, vado a vedervi. E non come me saranno altre 60, anzi saranno altre 60.000 cristi che vorranno la stessa cosa. Ma ve lo stiamo chiedendo. Questa squadra fa 120 anni ed è importante, è molto importante. È importante per tutti quanti. Sono contento, veramente, io sono contento, 120 anni sta facendo questa squadra e sono orgoglioso, non so, io sono orgoglioso di essere milanista, perché questa squadra, veramente, io tifo questa squadra da 12 anni, quest'anno ne faccio 12 e mezzo, 12 e mezzo a 23 maggio ne faccio, appunto, ne farò 13 anni. Pratica, quando non vinciamo la Champions League, quindi non è molto bello. Però voglio la squadra, la voglio proprio la squadra, voglio ritornare grande. E adesso voglio festeggiare con questa squadra domani, con i tifosi. Con tutti quanti voglio veramente domani festeggiare questi 120 anni dalla nostra fede. Perché, non so, è unica, ragazzi. Io anche se provo a cambiare squadra, domani io dico così che la cambio e poi non riesco perché non c'ho le palle. Siamo così, siamo direzionati. Il destino è che io rimango milanista, rimarrò sempre milanista. E sono contento di esserlo, quindi. Anche se arriverò a. Voglio arrivare, anzi, vorrei arrivarmi. Sì. Vorrei arrivare a 90 anni a tifare questa squadra e dire: oh, io c'ho dietro 85 anni da quando tifo questa squadra. Mamma mia, quanto sarebbe bello, ragazzi! Mamma mia. Magari con qualche coppa in più. Magari, speriamo. Comunque,
Ci sentiamo domani, ci vediamo da San Siro dopo la partita. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e ditemi la vostra. E poi fate quel cazzo che volete.